La seduta aperta. Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Processo verbale della seduta del 28 marzo 2017. La Presidenza Valdelli e Giachetti. La seduta comincia alle 11 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 24 marzo 2017. Il Presidente dà conto delle missioni e passa allo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni, alle quali rispondono i sottosegretari Del Basso De Caro, Castiglione, Borletti Dell'Acqua e Buitoni. Intervengono i deputati Tentori, Paolo Niccolò Romano, Mucci, Gelmini, Fiorio, Taricco e Lo Sacco. La seduta, sospesa alle 11.55, ripresa alle 15. Il Presidente dà ulteriormente conto delle missioni e passa al seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 1142 ed abbinate. Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Fratoianni e Palese, intervengono sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 1 i deputati Binetti, Sberna, Mucci, Bersani, Luppi, Castiello, Vignali, Gelli, Garofalo, Locatelli, Russo, Marzano, Saltamartini, Rizzetto e Marotta. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'Assemblea respinge quindi la questione pregiudiziale Simonetti, numero 1, riferita al disegno di legge di conversione numero 4373. Dopo interventi dei deputati Simonetti, Marotta, Monchiero, Polverini, Parisi, Ciprini, Ferrari, Rizzetto e Buttiglione. Svolgono interventi di fine seduta i deputati Baroni e Carloni. La seduta termina alle 19.40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 29 marzo 2017 con l'inizio alle 9.30. Grazie, se non vi sono obiezioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del regolamento, i deputati Albanella, Baldelli, Michele Bordo, Borghese, Bratti, Bueno, Capelli, Caruso, Centemero, Cimbro, D'Ambroso, Gianni Farina, Fedi, Federica, Fitzgerald, Nissoli, Fontanelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Grande, La Marca, La Forgia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Marotta, Mazziotti, Di Celso, Merlo, Piccoli, Nardelli, Porta, Porta, Serosato, Sanga, Sani, Sciulli, Ansori, Attacconi, Turco e Valeria Valente sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 128, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto della seduta odierna. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 10. La seduta è sospesa.
La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge già approvata dal Senato e modificata dalla Camera numero 1658B, modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286 e altre disposizioni concernente misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Ricordo che nella seduta del 20 marzo si è conclusa la discussione generale, la relatrice e il rappresentante del Governo sono intervenute in sede di replica. Passiamo quindi all'esame degli articoli della proposta di legge e degli emendamenti presentati. La Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. Avverto che non sono pubblicati nel fascicolo, a norma dell'articolo 70,2 del Regolamento, gli emendamenti presentati direttamente in Assemblea, non riferiti a parti modificate dal Senato. Avverto che non saranno posti in votazione gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 22, in quanto non modificati dal Senato. Passiamo allora all'esame dell'articolo 7 e dell'unico emendamento ad esso riferito. Allora, quindi se nessuno chiede di intervenire, io inviterei la relatrice e poi il rappresentante del Governo a esprimere il parere sull'emendamento Gregorio Fontana 7.100. Prego, relatrice. Grazie, signora Presidente. 7.100, Gregorio Fontana, invito al ritiro, parere contrario. Sì, la ringrazio. Il Governo, Viceministro Bubbico. Grazie, Presidente, conforme alla relatrice. La ringrazio. Va bene, allora procediamo con la votazione. Come avete sentito, parere, invito al ritiro, parere contrario di Commissione e Governo, e qui c'è anche il parere contrario della Quinta Commissione. Se nessuno chiede intervenire, dichiaro aperta la votazione. Siamo al 7.100. Allora, colleghi, forza che siamo in votazione. Invito i colleghi ad affrettarsi perché la votazione è aperta. Allora. Ecco, vedo che stanno arrivando, veloci. Bene. Palladino. Allora, Di Stefano. Di Stefano. Palladino, Librandi. Librandi, Palladino. Allora, deputata. Rotta. Siamo? D'Incà. Allora, forza, colleghi. Bomba 6. Allora, sto per chiudere la votazione. Forza, chi deve raggiungere il proprio posto. Bene. Allora, il deputato che sta salendo. Vico. Prego, prego. Allora, vediamo se Vico riesce a votare qui. Ancora no. Non lo vedo da... Sì, ha votato. Bene. Allora, hanno votato tutti i colleghi, la votazione è chiusa. Favorevoli 29, contrari 263, la Camera respinge.
Andiamo avanti. Adesso metto in votazione l'articolo 7. Dichiaro aperta la votazione. Allora. Catania. Ci siamo? Ancora no. No, Catania non riesce a votare. Allora. Si è sbloccata la situazione? Sì. Bene. Ho votato. Ah, Rondini. Molteni. Bene, allora ci siamo tutti. La votazione è chiusa. Favorevoli 263, contrari 9, la Camera approva. Allora siamo all'articolo 11. Ecco, cartellone. Allora, nessuno interviene, dichiaro aperta la votazione. Catania. Placido. San Nicandro. Allora, chi manca? Giordano Silvia. Silvia Giordano. Allora, mi pare che ci siamo, eh? Buonafede. No, Buonafede. Ok, andata. Caruso. Bene, la votazione è chiusa. Favorevoli 275, contrari 8, la Camera approva. Allora siamo all'articolo 12. Lo metto in votazione, la votazione è aperta. Catania. Adornato. Allora, chi altro? Casellato. Ci siamo? Zardini. No, Zardini. Giorgis. Capezzone. Ok, andata. Ci siamo? Tutti Valiante ha votato, sì, bene. La votazione è chiusa. Favorevoli 279, contrari 9, la Camera approva. Allora, siamo adesso al 16, ho bisogno dei pareri. La relatrice Pollastrini, prego. Grazie. Rondini Invernizzi, parere contrario. D'accordo, grazie. Vice Ministro Bubbico. Grazie signora Presidente, conforme alla relatrice. D'accordo. Allora, colleghi, siamo al 16.1, i pareri sono contrari, dichiaro aperta la votazione. Sandra Berlinghieri. Berlinghieri. Agostini Luciano. Luciano Agostini. Lainardi. Zoggia. Va bene. Zoggia, votato? No. Andata. Più o meno. Bene, tutti hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 33, contrari 287, la Camera respinge. Ora metto in votazione l'articolo 16. Dichiaro aperta la votazione.
Caruso. Guerini, Lorenzo. Lorenzo Guerini. Andata? Sì. Cominardi. Ok. Chi è? Gigli? Prego, deputato. Allora, Gigli sta raggiungendo il suo posto. Catalano. Bene, andata tutte e due, la votazione è chiusa. Favorevoli 290, contrari 8, la Camera approva. Siamo al 17, relatrice Pollastrini, prego. Grazie signora Presidente, 17-1, Rondini, parere contrario. D'accordo, Vice Ministro Bubbico. Conforme alla relatrice, signora Va bene, Presidente. Allora, siamo al 17.1, i pareri sono contrari, nessuno interviene, la votazione è aperta. Placido. Catania. Sandra Savino. Sandra Savino. Va bene, mi pare che tutti abbiano votato. La votazione è chiusa. Favorevoli 34, contrari 293. La Camera respinge. Adesso metto in votazione l'articolo 17. Votazione aperta. Allora. Ci siamo, no? Bordo. No. Franco Bordo. Va bene, allora la votazione, no, capo di casa, veloce, che siamo in votazione, prego. Anche il deputato sopra è arrivato adesso. Zanin. Ecco, ha votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 298, contrari 9, la Camera approva. Siamo all'articolo 21. Il parere, relatrice. Grazie Presidente. 21-1 Rondini, parere contrario. Sì. Vice Ministro. Conforme, signora Presidente. Grazie. Allora, siamo al 21.1. I pareri sono contrari. Nessuno interviene. La votazione è aperta. Beccatini. Bordo Franco. Bordo sta votando, sì. Bene. Allora tutti hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 32, contrari 298, la Camera respinge. Adesso metto in votazione l'articolo 21, dichiaro aperta la votazione. Ok, tutto a posto da questa parte, qui anche sta scendendo Sanna, forza Sanna che siamo in votazione, Brignone, allora, sì. Ok, perfetto. La votazione è chiusa. Favorevoli 304, contrari 8. La Camera approva. Allora, passiamo agli ordini del giorno, colleghi.
Ora, se nessuno chiede di intervenire, io chiedo invece al rappresentante del governo, al vice ministro Bubbico, di darmi i pareri sugli ordini del giorno. Prego. Grazie signora Presidente. Allora, ordine del giorno numero 1 è favorevole con una riformulazione esattamente al penultimo rigo, dove si legge: per destinare agli enti locali risorse aggiuntive bisogna inserire compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica mirate all'iniziativa di sensibilizzazione e di formazione. Quindi andrebbe inserito dopo la parola risorse aggiuntive compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Sì. Il numero 2, parere favorevole. Sì, mi dice anche il nome così sì. Che allora, è noto a tutta l'Aula. Sì, grazie. Allora, il duennesi. Il primo è Maestri Civati Brignone sì. Pastorino. Sì, basta il primo. Sì. Il secondo Ennesi. Sì. Il terzo favorevole Agostini. Sì, Roberta. Il quarto favorevole Fabbri. Sì. Il quinto favorevole Vargiu. Sì. Il sesto favorevole Mucci. Sì. Il settimo favorevole Marzano. Ok. L'ottavo favorevole Binetti. Sì. Il nono favorevole con una piccola precisazione, il nono è a firma Santerini e altri. Al secondo rigo leggo tutto: ad intraprendere tutte le iniziative di propria competenza in modo che vengano emanate delle linee guida, inserire dopo emanate se necessarie. Quindi bisognerebbe leggere: ad intraprendere tutte le iniziative di propria competenza in modo che vengano emanate, se necessarie, delle linee guida per le forze di polizia incaricate della primissima accoglienza. Sì, quindi è una riformulazione. Poi sì. Sentiamo la deputata, prego. Il 10, palese, favorevole. Ordine del giorno numero 11, Fontana. Favorevole con una riformulazione. Sì. Al secondo rigo, dopo la parola accompagnati, quindi minori stranieri non accompagnati, inserire anche, quindi occorrerebbe leggere minori stranieri non accompagnati, anche mettendo a disposizione le risorse necessarie per poter fronteggiare la situazione, virgola, inserire compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, e tutto il resto andrebbe cancellato. Quindi eliminare da anche attraverso fino alla legge 24 dicembre 2012 numero 228. Sì, d'accordo. Con questa riformulazione il parere è favorevole. Grazie vice ministro. Allora, deputato Maestri, qui c'è una riformulazione, l'accetta? Sì. Poi abbiamo tutti i pareri favorevoli fino all'ordine del giorno numero 9, Santerini, dove c'è una riformulazione. Deputata, lei accetta la riformulazione? Sì, a malincuore l'accetto. D'accordo, allora vado avanti fino all'ordine del giorno 11, Gregorio Fontana, dove c'è una riformulazione. Questore Fontana, l'accetta? Bene, allora procediamo. Passiamo quindi al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Oreste Pastorelli. Grazie signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Questo provvedimento offre finalmente delle risposte a quei minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia, fuggendo da guerre, da fame, da miserie, da violenze o anche solo dalla speranza nel futuro. Era urgente approvare questa legge, presentata nell'ottobre del 2013,
perché mentre aspettavamo di calendarizzarla e poi facevamo passaggi tra Camera e Senato sono spariti migliaia di questi minori. Sono quasi certamente finiti nelle mani di reti criminali e ad attenderli quasi sempre un futuro di sfruttamento che li vedrà avviati all'accattonaggio, alla vendita di prodotti contraffatti, alla prostituzione e alla piccola delinquenza e nei peggiori casi a trovare nel terrorismo una ragione di vita e purtroppo di morte. Anche nel caso dei minori che non spariscono, non si tratta di numeri minimi, ma di un fenomeno drammatico che fino ad oggi non ha trovato risposte adeguate. Solo nel 2016 sono stati più di 26.000 quelli arrivati da soli via mare in Italia. Nella maggior parte dei casi si tratta di adolescenti, le cui famiglie di origine hanno pagato quanti in loro possesso sperando in una vita migliore per i propri figli. Con questo testo sul quale esprimo il voto favorevole della componente socialista si rafforza la rete di associazioni di volontariato che già operano nel territorio. Si riconosce un diritto dovere all'integrazione e si offre un quadro integrato di interventi, ma soprattutto si dà a quei ragazzi e quelle ragazze una speranza. Grazie signora Presidente. La ringrazio deputato Pastorelli. Ora la parola alla deputata Paola Binetti, prego. Ti lascio lavorare. Forse uno degli aspetti più positivi di questo disegno di legge è ricordarci che i minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo nell'89, ratificata in Italia e resa esecutiva nel 91, anche se proprio in questo periodo di tempo, con il numero enorme di minori che arrivano, che questa convenzione ci pone degli obblighi particolari, richiede un'attenzione organizzativa e non soltanto una disposizione dello spirito che ci permetta davvero di farci carico di questa infanzia che più di altre infanzie appare sofferente e comunque ad alto rischio. La convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il supremo interesse del minore e che i principi da essa sanciti debbano essere applicati a tutti i minori senza discriminazione. La Convenzione riconosce a tutti i minori un'ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all'istruzione, all'unità familiare, alla tutela dallo sfruttamento e alla partecipazione. Come vediamo molte volte, un documento che risale all'89, ormai sono quasi 30 anni fa, copriva già nell'arco delle protezioni offerte a questi bambini tutto quello che oggi noi cerchiamo molto faticosamente di poter dare loro. Non sono soltanto le difficoltà economiche quelle che ci impediscono di soddisfare, insisto, non un bene, ma un diritto, che è qualcosa di più, perché il bene attiene alla nostra beneficenza, alla nostra benevolenza, mentre invece il diritto appartiene a qualcosa a cui il minore non può e non deve rinunciare e noi contraiamo una responsabilità molto grave se lo priviamo di qualcosa a cui ha diritto. Quindi non si tratta solo di fare un bene a questi bambini, ma si tratta in qualche modo di garantirne l'ampia fascia di diritti che hanno. Bene, noi sappiamo che i dati sono un po' diversi, i dati dell'accoglienza ci parlano di una grande dispersione di minori, ci parlano dei rischi dello sfruttamento, che sia lo sfruttamento dalla criminalità, dalla prostituzione e a volte addirittura lo sfruttamento dal prelievo di organi. Quindi questo disegno di legge ci richiama alle nostre responsabilità, ci chiama a un preciso impegno a rispondere a doveri concreti da parte nostra che sono la risposta efficace ai diritti da parte dei bambini. Io mi auguro che dall'approvazione di questa legge scaturiscano le misure necessarie e sufficienti perché questi bambini trovino quella giusta riparazione che gli è dovuta dopo esperienze di vita già molto dolorose con cui arrivano in Italia. Certamente la formula dell'affido, la formula dei piccoli centri in cui possano andare oltre quell'anonimato
che presuppone un bambino che viene da paesi in cui non conosce la lingua, non conosce le abitudini, non conosce le tradizioni e manca anche degli affetti familiari adeguati, possa davvero trovare quel sovrappiù che non è soltanto il compimento di un dovere da parte nostra, ma che è quell'umanità concreta che fa del far famiglia il più grosso dono che si possa fare a questi bambini. Grazie. Grazie deputata Binetti. Ora la parola al deputato Rocco Palese, prego. Grazie signora Presidente. Così come al Senato c'è la nostra componente si asterrà su questo provvedimento. Pur ritenendoci un provvedimento estremamente utile, c'è per alcune regole c'è che fissa in un contesto di un problema planetario, qual è quello dell'immigrazione e dei flussi migratori. Non c'è dubbio c'è che avanzare e approvare delle misure di protezione di minori stranieri non accompagnati è un problema che merita grande attenzione anche in riferimento a quello che questo provvedimento legislativo cioè contiene nel merito, perché cerca e si ispira soprattutto sulla Convenzione dei diritti umani, cioè soprattutto per quello che riguarda i minori. C'è un problema, c'è una carenza che io mi auguro che poi successivamente venga sostanzialmente colmata e riguarda i controlli. Cioè, noi abbiamo una necessità, cioè in un contesto così come previsto dalla legge, su questa situazione di fare i controlli. Il primo è sulla certezza che si tratti veramente, quando si è in presenza dei vari e dei singoli casi, di minori. E questo c'è una difficoltà enorme, perché spesso e ben volentieri i soggetti non sanno neanche, non sono nelle condizioni loro stessi di dire quando sono nati esattamente in maniera cioè esatta rispetto a questo dato. E l'altro c'è poi che nel contesto c'è delle varie attuazioni rispetto all'affidamento familiare, rispetto all'identificazione di stranieri non accompagnati, ma soprattutto c'è per quello c'è che riguarda poi anche tutto ciò che determina i permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati respingimento ed espulsione, cioè vanno fatti poi cioè dei controlli successivi, cioè a step, per vedere poi la tenuta effettiva cioè di questa norma, cioè di questa legge di questa proposta di legge che il Parlamento insomma sta per approvare cioè in via definitiva. Perché spesso e cioè ben volentieri nel contesto dell'immigrazione accade un po' di tutto e di tutti rispetto cioè alle responsabilità che noi riscontriamo. E c'è un fatto positivo che comunque riguarda cioè l'assistenza legale, riguarda le vittime cioè soprattutto delle tratte. È un tentativo, noi speriamo, è una speranza cioè che quanto previsto dalla norma vada attuato in maniera corretta, cioè che venga attuato e che poi successivamente ci siano dei controlli cioè per vedere effettivamente la tenuta stessa cioè dell'importanza e dell'attuazione di questa norma. E quindi confermoci il voto di astensione per questi motivi. Grazie. La ringrazio deputato Palese. Adesso la parola al deputato Ignazio La Russa, prego. Dov'è il deputato La Russa? Non lo vedo in aula. E allora procediamo. Do la parola alla deputata Milena Santerini, prego. Grazie Presidente. Il gruppo Democrazia Solidale e Centro Democratica dà volentieri un parere favorevole a questa legge che è stata attesa molto a lungo, anche in queste modifiche che sono state fatte al Senato che ci vedono sostanzialmente d'accordo. Noi abbiamo l'obbligo di proteggere i minori che arrivano in situazioni irregolari in Italia. Non possiamo consentire che i ragazzini soli siano esposti ai pericoli e allo sfruttamento e siano meno protetti dei nostri, perché sono nostri, sono italiani anche loro nel momento in cui arrivano in Italia. Sappiamo che il numero è molto aumentato, l'abbiamo detto, i minori ospitati in una struttura di accoglienza italiana nel 2016 erano più di 17.000. I minori stranieri non richiedenti asilo e non rientranti quindi nella normativa Eurodac arrivati in Italia
l'anno scorso sono stati 25.846, più del doppio rispetto all'anno precedente, rappresentano circa il 15% dell'intero ammontare degli sbarchi in Italia. Quindi questa legge arriva sostanzialmente, diciamo, in ritardo per certi aspetti, ma anche al momento giusto, cioè in un momento in cui i numeri sono esponenzialmente aumentati. Sappiamo anche i motivi per cui questi ragazzi arrivano. Arrivano da paesi dove c'è poca libertà, quindi per costruirsi un futuro, penso al Gambia o all'Eritrea. Vengono dall'Egitto in grande numero, per, come dire, avanguardia appunto della famiglia che ha contratto spesso un grosso debito per farli ricongiungere con altri parenti in Europa e o per farli lavorare. E sappiamo anche che purtroppo, a dispetto di tutte le normative europee, alcuni vengono respinti e non dovremmo ovviamente permetterlo, dato che devono essere presi in carico con tutte le loro esigenze. La legge, lo sappiamo, prende a carico, interviene sulla specificità con un unico testo su tutti gli aspetti che riguardano i minorenni che arrivano. Naturalmente siamo molto d'accordo sul fatto che la prima accoglienza dei minori non accompagnati avvenga in luoghi specifici, mentre oggi avviene in hotspot, e soprattutto che la seconda accoglienza avvenga soprattutto o esclusivamente, si spera, negli SPRAR, cioè in quel sistema che garantisce la migliore protezione. Noi non ci stancheremo di chiedere il potenziamento dello SPRAR perché i ragazzi non siano ospitati invece nei centri straordinari di accoglienza, dove rimangono troppo a lungo, in modo promiscuo con gli adulti. Certo, le precisazioni apportate al Senato sugli aspetti economici non ci fanno ben sperare se l'incremento dei posti per i minorenni nello SPRAR avverrà sostanzialmente sui fondi comuni per l'asilo, quindi quello che daremo ai minorenni sarà probabilmente sottratto agli adulti. Chiediamo anche degli standard omogenei, cioè metodi non invasivi per l'accertamento dell'età, che è un momento sempre molto delicato, alla presenza di mediatori culturali. E siamo molto d'accordo con la nomina dei tutori e l'istituzione dell'albo dei tutori volontari, che avverrà, scelta molto positiva, diciamo attraverso i garanti regionali laddove esistono, o il garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, perché ovviamente potete immaginare come la scelta dei tutori volontari, la selezione, meglio dire, dei tutori volontari sia molto, molto importante e molto delicato. E infine la promozione dell'affidamento in famiglia, e al Senato appunto recentemente nel passaggio in Senato è stata approvata la norma che prevede delle campagne di informazione e sensibilizzazione delle famiglie perché sappiano che possono ottenere in affidamento dei minori non accompagnati. Io vorrei però concludere sull'ordine del giorno che il governo ha approvato, ma ahimè con una riformulazione che in parte lo svuota, ed è un punto secondo me molto importante, cioè sui cosiddetti minori scomparsi, i minori che proseguono il loro cammino, che vogliono realizzare il loro progetto migratorio, che spesso vogliono insomma ricongiungersi con i parenti in altri paesi europei. Entro le prime 48 ore circa un terzo dei minori stranieri non accompagnati si allontana dai luoghi di prima assegnazione e il 58% entro la prima settimana. Ora, in gran parte sappiamo che questi minori vogliono appunto proseguire il loro progetto, ma molti, lo sappiamo, diventano vittime di tratta, vittime di sfruttamento. I servizi che abbiamo visto in televisione, ma basterebbe recarsi personalmente in alcuni luoghi, penso a alcuni luoghi vicino alla stazione centrale di Milano, per vedere la tratta e la prostituzione minorile che esiste a danno dei minori rom, ma anche di minori che sicuramente sono minori stranieri non accompagnati. Quindi sono i più vulnerabili per definizioni, sono facili preda delle organizzazioni criminali,
al 2012 sono stati 1171 minori quelli soggetti a sfruttamento e 208 vittime di tratta. È chiaro che sono cifre simboliche, sono molti, ma molti, ma molti di più. E in questo senso noi avevamo nell'ordine del giorno posto un problema un po' delicato, che è quello dell'identificazione certa di questi minorenni, in modo da dargli un'identità univoca. Stiamo parlando di minori non richiedenti asilo, quindi stiamo parlando di minori che in tutta la normativa europea devono essere protetti, e uno dei modi di proteggerli è effettivamente anche quello di attribuire loro un'identità, anche se ovviamente di primo istinto l'identificazione sembra una misura invasiva o repressiva. Invece noi crediamo che dare continuità a un percorso di integrazione, monitorare i ragazzi, insomma proteggerli, avere delle informazioni sul loro percorso è molto importante, è una tutela efficace, non è un atto impositivo, è un primo step per seguirli, per tutelarli, e anche perché appunto questo è presente in tutta la normativa europea, che appunto ce lo richiede, ma soprattutto siamo noi a dire che anche per i minori appunto sotto i 14 anni noi dobbiamo sapere dove vanno. Tracciare questi minori, scusate la parola brutta, tracciare questi minori significa poterli tutelare e proteggere in seguito. Quindi avevamo chiesto appunto delle linee guida delle forze di polizia che potessero aiutarci in questo senso. Io concludo dicendo che tardivamente, ma veramente in modo efficace, il Parlamento arriva a capire che il fenomeno dei minori presenti in modo irregolare è soltanto una faccia del più grande fenomeno di epocale, di spostamento migratorio di milioni di persone, ma sicuramente è la faccia più odiosa, quella appunto di vedere ragazzini soli per l'Europa, per il mondo. È un compito civile per l'Italia tutelarli e proteggerli. Grazie. Grazie deputata Santerini. Adesso do la parola al deputato Domenico Menorello, prego. Ecco, signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il fenomeno dei minori stranieri che migrano da soli è una drammatica urgenza. Già nel 2015 gli organismi internazionali avevano dato l'allarme avvisando che 10.000 minori entrati in Europa in quell'anno erano scomparsi dopo il loro arrivo. Nel corso del 2016 sono sbarcati sulle coste dell'Italia meridionale 25.846 minori stranieri non accompagnati, e fino al 23 gennaio il 2017 vede ulteriori 395 sbarchi. Lo scorso febbraio l'UNICEF ha pubblicato il rapporto Un viaggio mortale per i bambini, e partendo dal presupposto di circa 50 milioni di migranti nel mondo, riferisce per esempio in alcuni tratti quello che attraversa il deserto della Libia vi sarebbero oltre il 9% di 250.000 migranti ivi transitanti di bambini soli, spesso soggetti a violenze, maltrattamenti o carcerazione nei centri di detenzione libici. La maggioranza dei minori stranieri, è già stato detto, provengono dall'Afghanistan, Bangladesh, Egitto, Tunisia, Nigeria, Somalia, Eritrea e in questi ultimi mesi anche dalla Siria. Si tratta soprattutto di adolescenti tra i 16 e i 18 anni, ma anche di ragazzi più piccoli fra i 13 e i 14 anni, fra i quali anche numerose ragazze, soprattutto provenienti dalla Nigeria. Il report dell'Agenzia internazionale dedicata ai bambini denuncia l'assenza di servizi di protezione e di sostegno e ricorda i rischi di abuso che gravano sui minori sia durante il viaggio sia una volta arrivati nei paesi occidentali, Italia compresa. Insomma, sembrerebbero passati pressoché invano i quasi 30 anni dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ove già si denunciava che la situazione di una larga parte dei bambini nel mondo è lungi dall'essere soddisfacente, per la mancanza di condizioni che favoriscono il loro sviluppo integrale.
Questa dedicata sensibilità del diritto internazionale è stata in allora suscitata anche dalla grande attenzione destata in quegli anni dal Magistero sociale di Giovanni Paolo II, che sin dall'inizio del suo pontificato ammoniva le autorità pubbliche e la società contemporanea a riservare, è una citazione, una specialissima attenzione al bambino, sviluppando una profonda stima per la sua dignità personale, come pure un grande rispetto e un generoso servizio per i suoi diritti. Ciò vale di ogni bambino, ma acquista una singolare urgenza quanto più il bambino è piccolo e bisognoso di tutto, malato, sofferente o handicappato. Attualmente la legislazione italiana in materia è molto caotica, mancando procedure standardizzate ed efficaci, e per questo la proposta di legge che oggi finalmente approviamo in via definitiva è finalizzata sia a un necessario coordinamento delle varie disposizioni di legge già esistenti, sia all'introduzione di alcune significative novità. La prima di tali novità è di natura, se così si può dire, sociale e culturale, proposta all'articolo 1 nel punto in cui si riconosce in capo ai minori stranieri non accompagnati una particolare condizione di maggiore vulnerabilità. Questa attenzione che il legislatore oggi iscrive nell'ordinamento italiano è segno di una dinamica profondamente umana che dovremmo forse tenere più in considerazione anche in situazioni analoghe. Infatti, la fragilità scolpita nelle carni e negli sguardi di questi bimbi, di questi figli lasciati o rimasti soli a migrare in cerca di una sorte migliore, ci commuove nell'intimo e al tempo stesso ci fa seguire d'impeto quella legge naturale che sentiamo nel cuore e che ci mobilita verso chi è più debole, facendoci addirittura desiderare di condividere la sua debolezza per incoraggiarlo a resistere e a seguire quella ineludibile vocazione di ciascuno a un destino di piena felicità. Oggi ci troviamo perciò uniti in quella singolare urgenza avvertita, secondo le già evocate parole di Karol Wojtyla, tanto più il bambino è piccolo e bisognoso di tutto, malato, sofferente o handicappato. Ed è singolare, lasciatemelo dire, che questo voto parlamentare largamente condiviso avvenga proprio nel giorno successivo ad un'ampia discussione svoltasi qui alla Camera, in cui invece di fronte a simili situazioni di malattia, di sofferenza, di disabilità, ci siamo trovati a confrontare giudizi, sentimenti e prospettive umane del tutto diverse da quelle che auspichiamo unanimemente oggi. Dunque, la proposta di legge in esame appare pregevole sia per questo spirito che l'anima che per i contenuti che la caratterizzano, articolati in 4 livelli di iniziative finalizzate a rendere possibile per il minore abbandonato nuove esperienze di appartenenza umana ed educativa, nelle quali, come insegna l'articolo 2 della nostra Carta Costituzionale, può svilupparsi la sua personalità. Rimandando alla descrizione di tali contenuti già svolta nel corso del primo passaggio della proposta alla Camera dei Deputati, si ricordano sinteticamente, primo, le particolari dinamiche per l'accoglienza previste dalle procedure degli articoli 6 e 8, con cui si prova innanzitutto a ritrovare e a ricostituire i legami familiari, possibilità che viene giustamente sempre preferita rispetto ad altre soluzioni di accoglienza. Dispiace tuttavia che il Senato abbia degradato la portata dell'articolo 7, ove si vuole preferire l'affidamento familiare rispetto al ricovero in una struttura, e perciò si affidava nella iniziale proposta della Camera agli enti locali la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire tale scopo, funzione che ora, a causa della rilettura del Senato, è diventata meramente facoltativa per i comuni italiani. 2. L'applicazione concreta del principio di sussidiarietà con il coinvolgimento degli enti locali e soprattutto delle organizzazioni, enti o associazioni con comprovate specifiche esperienza nella tutela dei minori, come si legge agli articoli 5 e 15, e ciò al fine di perseguire un effettivo ascolto del minore e di assicurare la fondamentale assistenza affettiva e psicologica. 3. La leva educativa attraverso la pregevole enucleazione all'articolo
14 di un vero e proprio diritto all'istruzione. Ha ragione ritenuto fattore indispensabile per una crescita della persona pur in situazioni contingenti mediamente molto gravi. 4. Le misure specifiche di tutela previste appositamente per i minori in questione, quali, solo per citare le più importanti, il divieto di respingimento di quell'articolo 3, il particolare permesso di soggiorno di quell'articolo 10, le procedure per l'identificazione di quell'articolo 5, il sistema informativo dedicato di quell'articolo 9 e quello di protezione di quell'articolo 12, nonché l'importantissima previsione di strutture di prima assistenza e accoglienza specifiche per i soli minori di cui all'articolo 4. Ribadiamo infine la necessità di tenere ben presenti alcune potenziali criticità nella proposta in esame, nel senso che le istituzioni dovranno prestare la massima attenzione affinché, paradossalmente, la giustissima disciplina di tutela che oggi il Parlamento propone per i minori stranieri abbandonati non venga strumentalmente utilizzata da organizzazioni criminali al fine di far entrare più facilmente nel territorio nazionale soggetti in età minorile sotto il profilo anagrafico, ma già in grado di operare illecitamente. Sarà dunque strategica la collaborazione con le autorità inquirenti e le forze dell'ordine, delle istituzioni preposte all'accoglienza, dunque dei servizi sociali, delle scuole, nonché delle stesse associazioni no profit, e ciò non solo al fine di utilizzare al meglio le residue possibilità di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza consentite dall'articolo 3, ma anche per suggerire al legislatore ulteriori interventi in opposizione e contrasto ad eventuali nuove modalità di infiltrazioni delittuose, magari proprio a partire dall'imminente conversione del decreto legge sull'immigrazione. Per queste ragioni il gruppo parlamentare dei Civici ed Innovatori voterà con convinzione a favore del provvedimento. Grazie. Ringrazio il deputato Menorello e adesso do la parola alla deputata Monica Faenzi. Prego. Grazie Presidente. La giornata nazionale dei migranti che si è celebrata quest'anno, il 15 gennaio, è stata dedicata ai bambini e ai ragazzi, quelli vulnerabili e senza voce, che sono indifesi perché minori, perché stranieri, perché costretti a fuggire da fame, guerre, persecuzioni e per questo a vivere lontano dalla loro terra d'origine e separati dagli affetti familiari. I minori rappresentano quasi il 50% del numero totale dei rifugiati. In Italia nel 2016 ne sono sbarcati 26.000, quasi il doppio dell'anno precedente, e rappresentano il 14% del totale delle persone che arrivano nel nostro paese, affrontando le insidie del Mediterraneo e a bordo di mezzi di fortuna. Nel solo mese di gennaio 2017 i minori arrivati nel nostro paese sono aumentati del 24% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il trend quindi è in continua crescita, contando che nel 2016 sono stati quasi 6.000 in più i minori non accompagnati giunti in Italia rispetto al 2015. Ma il dato che fa riflettere è che il 92% di questi ragazzi provenienti soprattutto dal continente africano è non accompagnato. Un esercito di minori quindi che spesso non vuole vivere da noi, ma che conta di proseguire il viaggio per cercare di raggiungere parenti e amici già residenti nei paesi del Nord Europa. È emblematico infatti che abbiano presentato domanda di protezione internazionale, sono in poco più di 4.000, precisamente 4.168 fra gennaio e ottobre del 2016. Il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che vede in collaborazione il Ministero dell'Interno, ANCI e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, grazie a 95 progetti destinati a minori non accompagnati, sta seguendo nelle regioni italiane oltre 2.000 dei 25.838 minori totali che abbiamo censito in Italia. Con il Programma Nazionale Asilo, gli enti locali, grazie alle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. L'impegno che abbiamo condiviso con l'Unione Europea, infatti, è quello di ricercare soluzioni di lunga durata che superino la fase transitoria o emergenziale e inseriscano questi ragazzi in un progetto che li accompagni nell'istruzione e la formazione e che comunque, fino al raggiungimento della maggiore età, tenga conto di loro.
Finora sono state accolte nelle comunità per minori strutture che per diverse ragioni poi non si sono rilevate adeguate. Da questi centri, dai quali è possibile uscire, infatti si allontanano e fanno perdere le loro tracce e non in pochi casi non vengono neppure cercati. Una scelta, quella della clandestinità, che inevitabilmente li avvicina anche allo sfruttamento e al malaffare. Il testo che discutiamo oggi è già stato votato da questa Camera in prima lettura nella seduta del 26 ottobre 2016, ricevendo ampi consensi. L'esigenza di un provvedimento su questo tema era stata fatta presente da sindaci, da associazioni, agenzie umanitarie, operatori sociali e della giustizia, che vedendo crescere il numero dei minori non accompagnati e facendo fatica a governarlo, ritenevano necessario assumere determinazioni in proposito. Nel suo esame il Senato ha apportato alcune modifiche, prevalentemente però di natura tecnica, relative in particolare alla copertura finanziaria delle disposizioni. Ha introdotto infatti la clausola di invarianza che impegna gli enti locali a provvedere nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. Ha condiviso la necessità di favorire l'affidamento familiare come alternativo al ricovero in strutture di accoglienza grazie alle sinergie e protocolli d'intesa tra tribunali, garanti regionali o nazionali per l'infanzia e l'adolescenza ed anche associazioni che operano specificatamente con i minori e con gli immigrati. La proposta limita comunque il costo delle misure previste alle risorse disponibili del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, anche se il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati dovrà raddoppiare dagli attuali 2.000 ad almeno 4.000 i minori coinvolti nei progetti. Riconosce poi al minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. L'auspicio è che con l'approvazione di questo provvedimento si possa riuscire a censire questo fenomeno e concorrere a realizzare un'anagrafe che poi possa seguire gli spostamenti dei minori sul territorio nazionale in Europa, anche al fine di evitare loro le identificazioni successive e per cercare di contenere l'elevato numero di allontanamenti che lo scorso anno ha reso irreperibili 6.500 ragazzi. Per questo il provvedimento pone l'incolumità psicofisica del minore straniero non accompagnato fra i suoi obiettivi, un risultato che sarà realizzato grazie anche all'impegno economico dello Stato e dei comuni e che non può non prescindere dalla solidarietà che gli italiani sapranno dimostrare comprendendo l'importanza dell'affido, che è uno degli strumenti previsti per evitare ai minori la permanenza nei centri di accoglienza. Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, sono più di 1 milione i minori con cittadinanza non italiana iscritte nelle nostre anagrafi comunali e oltre 815.000 i giovani stranieri con più di 5 anni che frequentano le scuole italiane. Questi numeri sono considerevoli ed evidenziano che il fenomeno migratorio è in grande espansione e non si può ridurre ai soli sbarchi, che pure ci devono far riflettere. Ci dicono che ci sono milioni di persone che si trasferiscono nel nostro paese per lavorare, per studiare, cercare opportunità e creare impresa. Per questo gli sforzi da fare sono quelli volti a favorire in tutti i modi possibili l'integrazione, unica possibilità che abbiamo per governare e non subire questa realtà. Condividiamo le finalità del provvedimento, per il quale annuncio il voto favorevole del gruppo di Scelta Civica, ALA e MAIE. Grazie. Ringrazio deputata Faenzi. Adesso la parola al deputato Daniele Farina, prego. Grazie Presidente. Come già hanno rilevato diversi colleghi, oggi con colpevole ritardo ci accingiamo ad approvare una legge che restituisce la dignità dell'infanzia alle migliaia di bambini e adolescenti che ogni anno arrivano nel nostro Paese. Un dato che molti hanno citato, parliamo nel solo 2016 di almeno 17.000 minori stranieri non accompagnati, insomma un esercito. Di molti di loro si perdono le tracce, molti pagano a caro prezzo la loro traversata, sia in termini economici, una volta che sono stati messi in mano ai trafficanti, che spesso sono obbligati a risarcire una volta sbarcati, sia in termini di perdita affettiva e sentimentale, perdendo i genitori nel viaggio semplicemente perché la famiglia di origine può permettersi di dare solo al componente più giovane la possibilità di avere una vita migliore. Ma che vita? Molti giovani minori stranieri, spesso ragazze,
una volta arrivate in Italia, vengono risucchiate nel vortice della prostituzione e dello sfruttamento, passando dalle mani di un trafficante all'altro, senza via di fuga. Grazie ai complessi sistemi di controllo della criminalità su queste giovanissime vite. Le mafie nazionali e transnazionali hanno infatti la capacità di intercettare i migranti di tutte le età, ben prima del loro arrivo, destinandole alla prostituzione, allo spaccio degli stupefacenti, allo sfruttamento nei campi, traendone ingenti profitti. E devo dire che tutti abbiamo osservato come sono stati enormi, grandi anche i profitti emersi dall'indagine mafia capitale nella gestione del sistema degli appalti nei centri di accoglienza. Siamo perciò davanti a giovani vite che per fuggire da contesti disperati si imbattono gli interessi criminali dei loro paesi di origine e anche del nostro. E finora, prima di questa legge, non siamo stati in grado di proteggerle. La maggior parte di costoro, di questi giovani, deve ripagare un debito che la famiglia ha contratto per poterli far partire. È difficile pensare che chi si prostituisce nella stazione centrale della capitale o a Milano, chi spaccia al Pigneto o nelle tante piazze d'Italia, chi lavora nella raccolta di prodotti ortofrutticoli, ahimè, in tutta Italia, sia isolato, ovvero non sia gestito o manovrato. Molto di più dunque si può fare per stanare le reti criminali che si appropriano della vita di questi giovani. Noi abbiamo rilevato in aula, ormai sono passati 5 mesi, che questa discussione poteva e doveva essere svolta prima. Al colpevole blocco in Commissione Bilancio alla Camera si è aggiunto poi quello in Commissione Bilancio al Senato. In questi anni migliaia di giovani si sono perse le tracce. E a ognuno di loro è stato negato un tutore per tutto questo tempo e intanto hanno compiuto la maggiore età e risultano bloccati nei centri di prima accoglienza. Questa legge finalmente non lascia disatteso uno dei tanti moniti rivolti al nostro Paese dal Parlamento europeo, che nella risoluzione del 12 settembre del 2013 chiedeva ai Paesi membri e alla Commissione europea un rafforzamento delle tutele garantite ai minori stranieri non accompagnati. È una legge che rafforza quello che già era garantito nel nostro ordinamento, ma estendendolo finalmente anche ai minori stranieri non accompagnati, ampliando la sua applicazione sull'intero territorio nazionale e senza lasciare spazio a interpretazioni diverse. Al divieto di respingimento alla frontiera si integra la pratica dell'affidamento familiare e il rafforzamento delle indagini familiari. Si amplia la nozione stessa di minore straniero non accompagnato. Un punto a favore è segnato con questa legge dall'introduzione della possibilità per la Direzione Generale, in accordo con il Ministero della Giustizia e con il Ministero degli Affari Esteri, che prima non esisteva, di stipulare apposite convenzioni, oltre che con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, anche con altre associazioni, enti e organizzazioni non governative, per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei minori stranieri presenti nel territorio italiano e in altri paesi membri dell'Unione Europea. È il far tesoro di un'esperienza accumulata in molti anni di lavoro da parte di queste associazioni che si sono occupate del fenomeno prima ancora di noi, prima ancora delle istituzioni. Sul fronte dell'affidamento e della tutela ai minori stranieri non accompagnati saranno trattati come qualunque altro minore italiano e anche a loro con questo provvedimento si applicheranno le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono previste dal Codice Civile. Sembra assurdo, ma fino ad oggi non è stato così. Si ampliano inoltre altri diritti di questi minori nei contesti da loro maggiormente frequentati, nelle strutture scolastiche, in quelle formative, in quelle sanitarie e in fase processuale, vedendo garantita l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento. Anche qui sembra incredibile, ma fino ad oggi non è stato così. Constatiamo infine che perfino nel decreto 14/2017 in arrivo dal Senato, ovvero Minniti sull'immigrazione, si è escluso anche
grazie al lavoro di Sinistra Italiana, l'applicazione proprio ai minori stranieri non accompagnati della vigenza di quel pessimo decreto. Anche lì una sottile luce nelle tenebre. Grazie Presidente. Grazie Deputato Farina. Ora la parola al Deputato Rondini, prego. Grazie, grazie Presidente. Vi avviate a concludere approvandola l'esame di una proposta che punta ad un solo obiettivo, agevolare l'accoglienza senza regole. Avete perso l'occasione di manifestare quel rigore che sbandierate solo allo scopo di tranquillizzare l'opinione pubblica, ma che poi negli atti normativi che adottate e che adotta questo governo e la sua maggioranza non si scorge. Si doveva operare attraverso le norme contenute in questa proposta una distinzione fra i minori non accompagnati, definendo un confine fra quelli che possono vedersi riconosciuto lo status di profugo o la protezione internazionale e quelli che invece sono a tutti gli effetti migranti economici che possono essere rimpatriati in ottemperanza di ciò che prevede la direttiva comunitaria in materia di rimpatri. Al contrario, promuovete una serie di norme tutte tese a disattendere anche quei deboli argini previsti nel corso degli anni. E così disponete il divieto di respingimento, una disposizione che avrà quale unico effetto quello di incoraggiare le famiglie degli immigrati minorenni ad affidarli ai mercanti di carne umana, nella speranza di farli giungere in Europa attraverso l'Italia. Approdo sicuro, visto il lassismo con il quale gestite e avete gestito in generale quell'emergenza migratoria che è diventata strutturale per disposizione. E poi ancora, via via nella proposta una serie di garanzie dall'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, all'assistenza affettiva e psicologica, alla previsione che le condizioni di assistenza e o accoglienza possono prolungarsi anche oltre il compimento della maggiore età. Garanzie e diritti che invece noi riteniamo dovrebbero essere offerte solo per i rifugiati. Norme che all'apparenza trovano un supporto morale nella condizione di vulnerabilità della platea alla quale si rivolgono. Esercizio di buoni propositi, esibito dal circo mediatico all'opinione pubblica attraverso le immagini dei bambini che provengono disperati dal sud del mondo e che bussano alle porte della nostra opulenta società. Ma queste immagini nascondono una realtà ben diversa. Quei bambini esibiti sui teleschermi, che fanno da paravento a provvedimenti come questo, si faticano a rintracciare nei numeri che ci riconducono, e dovrebbero ricondurre tutti, alla dimensione oggettiva del fenomeno. Al 31 dicembre del 2016, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Italia erano pari a 17.373, di cui quasi il 60% è costituito da persone che hanno 17 o più di 17 anni. Ed ancora, la provenienza, per rifarci solo ai dati dei minori giunti in Italia nel 2017, questi dati ci dicono che a tutti gli effetti sono presunti minorenni che si dovrebbero considerare migranti economici, che non fuggono da guerre, ma magari da quelle aree dell'Africa subsahariana che sicuramente non sono interessate da conflitti. Ma questa realtà, come dicevo, avrebbe dovuto indurre alla produzione di norme improntate da fermezza e coraggio per stabilire, ad esempio, un elenco dei paesi a rischio, provenendo dai quali si ha il diritto all'accoglienza. E che siano migranti economici e presunti minorenni, lo abbiamo appreso anche in commissione d'inchiesta sul sistema d'accoglienza, e questo solo per citare una delle ultime testimonianze, che avrebbe dovuto indurre, se non altro, una maggior cautela. Ma tant'è. Una testimonianza, quella che abbiamo raccolto dei rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative, che anche i colleghi avrebbero dovuto raccogliere, ma il paraocchio ideologico del demone evocato dai cultori del tramonto felice della nostra esperienza storica, che trova sponda nei depensanti della decrescita felice, glielo impedisce. Ecco, ci dicevano i rappresentanti del mondo delle cooperative che molti minori non sono e che fingono di esserlo solo per convenienza. Quella offerta
dal nostro sistema d'accoglienza ai minori. Ecco, ma al netto, e mi avvio alla conclusione, di questa opportunità persa intorno alla quale mi sono soffermato, cioè quella di stabilire, come ho già detto, una distinzione fra minori a cui si doveva garantire l'accoglienza e i cosiddetti migranti economici che invece si dovrebbero rimpatriare. Rimane il fatto, e ne siamo convinti, questo provvedimento produrrà solo un doppio effetto negativo: garantire il business degli scafisti e consegnare a loro la sorte di migliaia di minorenni, in quanto incentiverà le partenze anche e soprattutto da quell'Africa subsahariana che non è interessata da guerre, come dicevo. Scaricate con questo provvedimento sulle spalle delle nostre comunità il costo sociale di un'accoglienza senza regole e giocate la partita dell'esibizione dei vostri buoni propositi anche sulla pelle dei minori, quei minori che annunciate di voler tutelare, che si affideranno ai viaggi della speranza, il cui business è agevolato e favorito da proposte come queste. Ecco, noi i vostri buoni finti propositi, che fatichiamo francamente a rintracciare e che nascondono secondo noi ben altri disegni, non li condividiamo, e per le ragioni che abbiamo brevemente esposto voteremo fermamente contro questo brutto provvedimento. Grazie. La ringrazio, deputato Rondini. La parola al deputato Raffaele Calabrò, prego. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, dopo 3 anni quest'Aula approva definitivamente un testo di legge che incontra il parere favorevole del mondo del volontariato, di quelli che insomma lavorano sul serio in prima linea con i minori non accompagnati, e questa è la prova provata che il Parlamento ha lavorato bene. Oggi stiamo dando il via libera a una legge organica che non si limita più a implementare un sistema di accoglienza, ma cerca di dare risposte anche alle necessità di formare, di proteggere, di aiutare i bambini a inserirsi nel nostro contesto sociale. Teniamo presente che parliamo di bambini arrivati sulle nostre coste da soli, senza alcun riferimento nel mondo adulto. Il testo interviene sugli aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti che arrivano in Italia, dalla procedura per accertare la minore età agli standard degli accoglienza, dalla promozione dell'affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all'accesso all'istruzione. Tutti tasselli fondamentali per la loro protezione e per facilitare il loro percorso positivo di integrazione. I dati sui minori stranieri non accompagnati in Italia sono allarmanti e il fenomeno purtroppo non si appresta a diminuire. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel 2016 ben 25.000 ragazzini sono sbarcati sulle nostre coste e purtroppo molti di loro non si sa in che giro siano finiti. E quelli arrivati nel primo mese del 2017 sono il 24% in più rispetto al gennaio 2016. Ma nessuno può dire quanti siano finiti nella rete criminale. È l'organizzazione non governativa Save the Children a spiegare che molti minori devono ripagare il debito che le loro famiglie hanno contratto con i trafficanti per finanziare il viaggio. E per questo diventano un bacino di manodopera a basso costo per le organizzazioni criminali che ne approfittano. Bambini che a 10-11 anni sono già debitori nei confronti di creditori che non hanno pietà per chi non paga. Un fenomeno ancora più diffuso è destinato a crescere nel nostro Paese, anche perché il ripristino dei controlli alle frontiere interne dell'Unione ha reso più pericoloso e difficile per i migranti spostarsi nello spazio Schengen e sono aumentate le denunce di respingimenti diretti in tutti i valichi di frontiera italiani, da Ventimiglia a Chiasso, e numerosi respingimenti riguardano proprio i minorenni. E allora, onorevoli colleghi, possiamo dire che oggi l'Italia è un paese orgogliosamente controcorrente sul tema della migrazione. Laddove altri costruiscono muri, noi costruiamo regole, regole per accogliere meglio i minori, quelli che non hanno colpe, che non meritano restrizioni, contingentamenti, quote, pur necessarie talvolta nei confronti degli adulti migranti. E forse quanto oggi stiamo votando ci dice che questo Paese non ha dimenticato il suo passato di migranti, le umiliazioni subite dai nostri connazionali che arrivavano dopo interminabili traversate in America e spesso erano visti con diffidenza. Diciamo spesso eravamo poco graditi. Eppure non fuggivamo da guerre, violenze, miseria. Mai un bambino italiano è arrivato in una terra straniera senza un punto di riferimento. Qualcuno ha definito questa legge buonista.
ma questa era una legge dovuta, attesa anche nei confronti degli amministratori che sono stati lasciati troppi anni da soli a gestire un fenomeno che richiede risposte organizzative, finanziarie e non solo sociali, che toccano tutti noi. È per queste motivazioni, signor Presidente, che Alternativa Popolare esprime convintamente il suo voto favorevole. Grazie. Bene, grazie deputato Calabrò. Adesso è la volta della deputata Roberta Agostini, prego. Grazie Presidente. Noi voteremo a favore della legge che oggi arriva alla Camera per la definitiva approvazione e vorrei ringraziare chi dentro e fuori le aule parlamentari ha lavorato tenacemente affinché si arrivasse a questo risultato. La legge che approviamo ha l'obiettivo di dare una risposta articolata a un problema che non è un'emergenza, ma che segna un vero e proprio passaggio d'epoca, quello dei minori stranieri non accompagnati che arrivano, come tanti immigrati nel nostro Paese, fuggendo da guerre, da fame, da miserie, da violenze e cercano opportunità, cercano istruzione, cercano di riunirsi con la propria famiglia. È un grande tema che mette alla prova le radici della nostra civiltà, la sua capacità di accogliere, di sostenere, di integrare. È un tema che mette alla prova i principi di giustizia, di eguaglianza, di solidarietà sui quali si fonda la nostra Costituzione, ma sui quali sono disegnati anche molti trattati internazionali, a partire da quella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che rappresenta la bussola per garantire tutela dei minori senza nessuna discriminazione. Nel 2016, lo hanno ricordato i colleghi, le colleghe prima di me, abbiamo avuto un record di arrivi, più di 20.000 nel 2016 ed erano circa la metà di quella cifra nel 2015. La maggioranza dei ragazzi ospitata in strutture d'accoglienza, la maggior parte di età compresa tra i 15 e i 17 anni, provengono dall'Egitto, dal Gambia, dall'Eritrea, dalla Nigeria. A dicembre del 2016, sempre secondo il Ministero dell'Interno, erano oltre 6.000 i minori scomparsi. Già nella scorsa legislatura il Parlamento aveva avviato un'indagine conoscitiva e aveva approvato un documento conclusivo che riscontrava un quadro di grande gravità sociale. Ma nel 2015 Europol ha lanciato un allarme rispetto a 10.000 minori scomparsi dopo il loro arrivo, probabilmente finiti nelle mani di una rete criminale che ha sfruttato i minori ancora più degli adulti, spesso deboli, ricattabili, oberati dai debiti ingenti contratti con i trafficanti per la traversata, oppure fuggiti per raggiungere amici e parenti in altri paesi. Gli episodi di cronaca di cui leggiamo, siamo costretti a leggere sulle pagine dei giornali, sono indegni, io credo, del nostro civile continente. Ragazzi e ragazze, vittime di tratta, impiegati nel commercio e nell'agricoltura, ridotti in schiavitù, sottratti alla scuola e ad un percorso di inserimento sociale. Storie, Presidente, che chiedono ciascuna una risposta e che a volte si concludono anche positivamente, come abbiamo potuto leggere rispetto alla storia della bambina ivoriana di 4 anni, messa su un barcone dalla mamma per sfuggire a quella pratica barbara dell'infibulazione, delle mutilazioni genitali e che si è felicemente ricongiunta con la sua mamma proprio qualche giorno fa. Ecco, in questo contesto difficile, che è un contesto globale, un contesto europeo, l'Italia ha svolto un ruolo molto importante, improntato spesso alla salvaguardia della vita umana, al salvataggio di tanti uomini, donne e ragazzi, tratti in salvo a fronte dei tanti, dei troppi che hanno perso la vita in mezzo al Mar Mediterraneo. Questa legge va nella giusta direzione, verso quel salto di qualità che l'Europa e l'Italia deve ancora compiere nelle politiche di accoglienza. Non partiamo da zero, c'è una rete di associazioni di volontariato impegnate sul territorio e c'è un lavoro importante delle forze dell'ordine, dei rappresentanti delle istituzioni, della Marina, degli amministratori, dei sindaci, che in molti casi hanno saputo costruire quella rete indispensabile per garantire diritti umani fondamentali. La legge di cui discutiamo mira a rafforzare questa rete e questo lavoro, a renderlo più solido, più organica la risposta. Costruire un vero modello di accoglienza. Scusate, significa... colleghi, potete abbassare il tono della voce? Si fa fatica a seguire. Grazie.
Prego, predisporre deputato. Risorse e strumenti riconoscendo la fondamentale eguaglianza delle condizioni dei ragazzi, dei minori, rendendo concreto il diritto alla salute, all'istruzione, ad avere una famiglia, a non essere respinti alla frontiera. Nella legge si pongono i presupposti per la costruzione di un percorso di autonomia dei ragazzi, fondato sul diritto dovere all'integrazione. Le misure concrete che sono elencate disegnano un modello fondato sull'accoglienza diffusa, sul ruolo dei sindaci e dei comuni, del volontariato e delle comunità, come testimonia anche la scelta, che credo molto importante, di potenziare l'istituto dell'affido familiare. Dare una speranza ai ragazzi e alle ragazze è la risposta più efficace alle politiche di odio e di terrorismo che infiammano il Medio Oriente, l'Europa e il mondo. Ed è la risposta più efficace per sottrarre spazio alla criminalità organizzata. Il rappresentante speciale del Consiglio d'Europa ha detto, commentando il rapporto sui minori stranieri non accompagnati, che quello che i ragazzi vivono decide anche di chi diventeranno, decide del loro futuro, ma anche del nostro futuro, di un futuro comune. Per questo dobbiamo passare dalla logica dell'emergenza a quella appunto della costruzione di una politica fatta di attribuzione di competenze, di risorse, di cooperazione tra soggetti diversi, perché non c'è sicurezza senza giustizia e senza inclusione sociale. Serve una politica di potenziamento dell'accoglienza a partire dalla rete SPRAR e dal sostegno ai comuni. Serve una politica globale che l'Europa... per consentire all'Europa di agire come un attore globale per una politica di pace e di cooperazione coi paesi del Mediterraneo. Servono i corridoi umanitari che in parte si stanno sperimentando per far arrivare le persone che scappano dalle guerre e dalla fame in condizioni più umane e più sicure. Bisogna superare la criminalizzazione della clandestinità, perché il reato di immigrazione clandestina è inutile e dannoso, sia nella deterrenza, come ci hanno anche spiegato interlocutori autorevoli come Panza e come Roberti, intasa i tribunali e ostacola le indagini. Questo provvedimento offre una strategia ed un modello di intervento. Le leggi, Presidente, non vanno poi semplicemente approvate. Anche e soprattutto una legge come questa deve essere costantemente seguita, monitorata, implementata. È possibile combattere la paura attraverso politiche lungimiranti ed inclusive, progettate e coordinate. Voteremo a favore di questa legge che ci offre non solo tutele e diritti, che offre non solo tutele e diritti ai tanti ragazzi stranieri, che sono anche una ricchezza per le nostre società e che cercano opportunità e cercano inclusione, ma ci offre anche una strategia e un modello di intervento da perseguire per il nostro Paese. Grazie. Grazie, deputato Agostini. Adesso la parola al deputato Francesco Paolo Sisto. Prego. Sì, magari questo entusiasmo conteniamolo. Prego, deputato. Grazie, Presidente. Comprendo l'entusiasmo, ovviamente. Sì. Con una autoreferenzialità diffusa. Forza Italia si asterrà su questo provvedimento. Si asterrà su questo provvedimento per ragioni note, perché sono già formato oggetto della precedente dichiarazione di voto, ma negare che un'astensione critica sarebbe inutile. Si tratta di minori e quindi un atteggiamento di comprensione legittima, un approccio più cauto rispetto al diniego del consenso. Ma sia chiaro, noi siamo convinti che a fronte dei 25.000 e passa minori non accompagnati, esattamente 25.846 minori non accompagnati, la circostanza che ben 6.561, più di uno su quattro, siano diventati irreperibili alla fine dell'anno non può essere sottaciuta. Perché è evidente che il fenomeno non può essere letto soltanto come un gesto umanitario, ma va letto nell'ambito della più articolata questione della immigrazione, problema che il governo ha trattato sempre con grande sufficienza, con populismo,
pensando che accogliere sia una parola senza confini, senza limiti, senza nessun tipo di decenza dal punto di vista del rispetto dei diritti dei cittadini italiani, e che l'accoglienza si trasformi sostanzialmente in una sorta di business culturale, ma che molto spesso diventa anche economico. Ed è questa la nostra preoccupazione principale, perché allorquando si sancisce in questo provvedimento la impossibilità assoluta di respingimento all'articolo 3, beh, la modifica non è di poco conto. Non è di poco conto perché significa automaticamente la necessità di organizzare l'accoglienza di questi minori non accompagnati, che siano alti 1,90 m, abbiano la barba, può anche essere irrilevante per come è scritta la legge. È legittimo il sospetto che sotto l'egida di questa accoglienza tout court indiscriminata si possa celare un intento comunque economico che niente ha a che spartire con nessun principio di diritto umanitario. E noi su questo saremo severi. Saremo severi, tanto siamo convinti che è stata sbagliata la chiedetela a qualche sindaco quanto incidono 4-5 minori non accompagnati su un bilancio di un piccolo comune. Andatelo a chiedere e chiedetevi se questa è una legge che può essere digerita come se fosse, ho sentito da qualcuno degli interventi che trovo retorici e quindi inaccettabili in un'aula in cui si scrivono le leggi, se è soltanto un gesto di embrassonnù assolutamente, come posso dire, pacifico, e che non debba trovare invece nella realtà il suo punto di partenza e di arrivo. Perché, illustre Presidente, noi speravamo, dopo esserci astenuti in prima battuta, che il Senato potesse in qualche maniera fare tesoro dei nostri emendamenti che sono stati respinti. Ma questo non è accaduto. E nella dichiarazione che è stata resa da Forza Italia al Senato vengono enucleate le ragioni fortemente critiche che fanno di questo provvedimento un addentellato, un'appendice assolutamente inaccettabile di una cultura della immigrazione non realistica. In questa dichiarazione di voto, di astensione, ripeto, critica, ma legittimata soltanto dalla speranza che questa legge possa trovare applicazione nei confronti di quei minori meritevoli di accoglienza, ma il sospetto che questo non accadrà è fortissimo, vi è tutta la certezza che il rispetto delle piccole amministrazioni, il rispetto dei piccoli sindaci che sono venuti più volte a lamentarsi di una, come posso dire, indifferenza rispetto ai problemi dei piccoli enti, debba essere quello che ci guida più di ogni forma di cieco umanitarismo che, come tutti gli ismi, diventa patologico se non è connaturato a quella che è la realtà della situazione. Una legge di bandiera, ideologica, inutile, che cela sostanzialmente non un miglioramento, ma un peggioramento della lettura del rapporto fra immigrazione e cittadinanza. E ciò nonostante, assumendoci una responsabilità nei confronti di quel minore, anche di uno, che dovesse essere felicemente accolto nel nostro Paese per rispetto di quella individualità, di quel dolore, di quella difficoltà. Il nostro voto di astensione è un voto tanto convinto da un punto di vista strettamente umanitario quanto poco convinto dal punto di vista del rispetto di sindaci, di diritti, di business che si annidano all'interno di tutto questo. Ecco, Forza Italia si ripromette, e noi speriamo che questo non sia soltanto una prospettiva, di intervenire fortemente su questa normativa e di razionalizzarla a quella che è l'esigenza del territorio, perché sia chiaro, nel momento in cui si invocano i principi costituzionali dell'articolo 10 e 31, quelli sono principi che non possono essere derogati solo perché un Parlamento decide di ignorare la Costituzione, una caratteristica di questa legislatura. Una Costituzione presente ma ignorata, una sorta di richiamo che il referendum ha reso ancora più forte e importante nell'attualizzazione dell'attuale Costituzione, ma la pratica poi dismette quelli che sono i principi costituzionali. Questa è una legge che va contro l'articolo 10, parliamoci chiaro, e quindi il livello di attenzione, il livello di cura del Parlamento, ma di Forza Italia, sarà assolutamente implacabile.
laddove si annideranno delle ipotesi di business alle spalle dei minori, accompagnati o non che siano, Forza Italia non esiterà a denunciarlo. Il nostro voto di astensione critica ne costituisce testimonianza. Grazie. Grazie, deputato Sisto. Adesso la parola alla deputata Fabiana Dadone, prego. Grazie, presidente. Io non credo che questa sia una legge piena di retorica e nemmeno che gli interventi precedenti siano interventi pieni di retorica, semplicemente si è dato atto di una situazione di fatto e questa legge quello che fa è migliorare il sistema attuale di gestione dei minori stranieri non accompagnati. Attualmente il problema è che non esiste un sistema dedicato a questi minori che giungono qui senza alcun tipo di accompagnamento familiare. Vengono inseriti in delle strutture che non sono adeguate all'accoglienza dei minori, è stato detto benissimo prima, sono stati snocciolati anche una serie di dati e presentate una serie di situazioni reali. Permangono per moltissimo tempo da minori in strutture che sono già poco adeguate per i maggiorenni, figuriamoci per un bambino che si ritrovi in questa sede, seppur dotato di barba, all'età di 14 anni si ritrova in una struttura che non è nemmeno dedicata ai maggiorenni, figuriamoci a tenere i minori, per dei tempi che sono lunghissimi per l'identificazione e poi la dislocazione sul territorio. Dove vengono poi dislocati? Vengono mandati con un sistema di media accoglienza diffusa, diciamo così, vengono mandati dai sindaci e si crea poi quel che è il problema della lotta tra poveri, diciamola così, sui territori, perché i sindaci, come abbiamo già fatto presente in prima lettura, si trovano a dover gestire quelle poche risorse che hanno e dover decidere se darle al minore straniero non accompagnato piuttosto che al figlio della famiglia italiana indigente. Quindi sicuramente non un sistema adeguato di gestione del fenomeno. Noi abbiamo molta attenzione alla questione, tant'è che non solo siamo firmatari della legge, ma abbiamo anche presentato, nella pendenza dell'approvazione di questa legge, una risoluzione in Commissione Affari Costituzionali che chiedeva semplicemente il recepimento effettivo della direttiva 33 del 2013, quella che parla degli standard minimi dei rappresentanti, dei cosiddetti tutor dei minori, e recepisce anche le linee sottolineate dall'autorità garante per l'infanzia. E che cosa sottolineano in particolare questi documenti e quello che abbiamo chiesto con la risoluzione? Che il sindaco venga soltanto utilizzato come extrema ratio, perché non è il sistema di accoglienza migliore per il minore, non è la situazione di gestione più adeguata. Infatti che cosa succede? Succede che i minori scompaiono da questi centri. Avevo fatto un'interrogazione qualche anno fa chiedendo dei dati al Ministero dell'Interno, perché ci sono soltanto dei dati percepiti sui minori stranieri non accompagnati scomparsi dai centri, ve ne sono tantissimi e se li si confrontano con i dati sulle vittime di tratta nel mondo si sa che il 30% del vittima di traffico internazionale di persone sono minori che entrano nei territori e vengono sfruttati per l'accattonaggio, per lo sfruttamento della prostituzione e per il prelievo di organi. Quindi bisognerebbe porsi delle domande nel momento in cui questi bambini scappano dai centri, perché sono centri non adeguati alla loro accoglienza. Quindi questa legge va sicuramente verso un approccio migliorativo, puntando sull'affidamento familiare, preferendolo rispetto a quella che è l'attuale gestione, che permetterebbe di ridurre la tensione sociale. Sul divieto di respingimento non mi pronuncio nemmeno, perché ci sono insomma una serie di normative che mettono sul piano tra la questione migratoria e la tutela del fanciullo, per fortuna la tutela del fanciullo, quantomeno per ora. Mi permetto di fare una valutazione su quello che è stato il percorso di questa legge, senza voler assolutamente essere critica, perché voteremo a favore della proposta di legge. Se il Parlamento ha votato molto bene, perché in sede di Commissione Affari Costituzionali si è lavorato molto velocemente sulla legge, tutte le osservazioni fatte anche dall'opposizione, quindi dalla sottoscritta, sono state recepite, si è lavorato molto bene con le associazioni audite, non si è lavorato invece bene col Governo, che ci ha messo oltre 3 anni a far pervenire la relazione tecnica, ha fatto modificare il testo di legge perché ci fosse l'invarianza finanziaria. Dopo 3 anni si è riusciti ad arrivare all'approvazione, poi si è passati al Senato e per fortuna lì magicamente sono comparsi dei soldi, quindi si è ritornato qui oggi per l'approvazione in via definitiva. 3 anni per avere una relazione tecnica da parte della Ragioneria Generale dello Stato non è sicuramente un modo serio di lavorare, soprattutto quando il Parlamento unanimemente ha lavorato bene su un testo di legge. Per una volta, bisogna dirlo veramente, si è lavorato in maniera eccellente.
un pelo di mancanza di correttezza da parte del governo, perché 3 anni sono veramente tantissimi, lo ripeto. Per fortuna poi al Senato dei soldi si sono trovati per riuscire ad affrontare in maniera seria le previsioni di questo testo di legge. Detto questo, noi voteremo sicuramente a favore. Faccio presente al governo che in questa pendenza di 3 anni era arrivata anche una lettera di richiesta da parte dell'ASGI, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, sottoscritta da tutte le principali associazioni che si occupano del fenomeno migratorio in Italia, che chiedevano l'estensione da parte del governo del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si applica al riconoscimento dell'età, quello che prevede la presunzione di minorità e gli accertamenti dell'età per i minori vittime di tratta, si potesse estendere in pendenza dell'approvazione di questa legge che prevede l'articolo 15 delle misure per il riconoscimento della minore età anche ai minori stranieri non accompagnati che non fossero riconosciuti vittime di tratta, no? Come se ci dovesse, diciamo così, chiedendo un'equiparazione delle due tipologie, chiamiamole così in maniera poco elegante, delle due tipologie di minori. Questo perché? Perché questa legge ha dovuto attendere tantissimo tempo per l'approvazione. Oggi per fortuna ci sarà questo sistema dedicato, però chiedo maggiore attenzione al governo dal punto di vista dell'immigrazione, perché se la si gestisce non come un'emergenza ma come un fenomeno che c'è e come un'immanenza la si prende seriamente, si evitano anche di creare quei problemi di conflitto, di tensione sociale che si creano inevitabilmente tra cittadini italiani e stranieri, aiuta il governo e il Parlamento a gestire meglio, aiuta i cittadini italiani a comprendere quali sono le problematiche altrui. Detto questo, voteremo a favore di questo provvedimento. Grazie. Grazie, deputata D'Adone. E adesso, come ultimo intervento, do la parola alla deputata Sandra Zampa. Prego. La ringrazio, signor Presidente. Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, le norme che ci apprestiamo a votare in terza lettura oggi riguardano i cosiddetti minori stranieri non accompagnati. Ragazze, ragazzi, talvolta veri e propri bambini che fuggono da paesi dove la guerra e la violenza sono feroci, dove la povertà è acuta, dove il presente è spesso fatto di disperazione e il futuro è negato. Le loro vicende, le loro storie ci interrogano sul modello di civiltà che vogliamo per noi stessi e che vogliamo per i nostri figli. Questi ragazzi sono profughi, sono richiedenti asilo, sono anche semplici migranti, ma prima di qualunque cosa, ed è questo il principio giuridico da cui muovono queste norme, sono appunto minorenni, per di più minorenni soli, senza familiari, senza adulti di riferimento. Ed è proprio in ragione della loro maggiore vulnerabilità che sono state scritte le norme che arrivano in Parlamento, con l'ambizione di rispondere a bisogni umanitari, alle nostre coscienze, ma soprattutto di rispettare e applicare i principi proclamati nei trattati internazionali. Dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Queste norme hanno l'ambizione di dotare l'Italia di un sistema stabile ed efficace di protezione dei minori migranti, ma anche di aiutare i nostri sindaci che devono gestire il problema dell'accoglienza, tutti i sindaci di qualunque partito e colore politico essi siano. Di sostenere il lavoro delle associazioni e delle organizzazioni internazionali, senza di cui davvero io credo che anche noi affonderemmo in questo mare che è ad un tempo di disperazione e di speranza. Queste norme hanno anche l'ambizione di essere all'altezza della generosità dei nostri concittadini italiani, di tanti e tanti di loro, e di tanti volontari, con l'ambizione di concorrere a costruire un sistema che guarda lontano, al futuro, e che Papa Francesco ha con una estrema efficacia richiamato e descritto semplicemente con 4 verbi:
accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Ma è soprattutto un investimento per un paese che è intelligente, che fosse capace di guardare ai dati che lo caratterizzano. Un saldo demografico negativo che ci accompagna da 2 anni. Investire sul suo senso di appartenenza, sul senso di appartenenza di questi ragazzi al paese che li accoglie, su una loro doppia consapevole cittadinanza, significa investire su un progetto di pace. Una volta diventati adulti, questi ragazzi saranno testimoni presso i propri paesi di origine della qualità della nostra civiltà e dei nostri valori. È stato ricordato dal collega Sisto il numero esatto, ne sono giunti più di 26.000 nel nostro paese. Ebbene, nel 2011 faceva effetto la cifra di 3.500. Nella distanza tra questi due numeri sta il segnale, il trend della migrazione mondiale, che ci dice e ci conferma che sempre più giovani e giovanissimi sono presenti nel flusso dei migranti e che loro sono una quota in continua crescita, mentre la loro età si abbassa progressivamente. Molti, molti, molti di loro, se sappiamo ascoltarli, se li incontriamo, se parliamo con loro, ci dicono che non hanno come meta il nostro paese. Vogliono raggiungere altri paesi in Europa, magari semplicemente, come giusto che sia, per unirsi ai propri familiari. Occorre dunque lavorare anche su questo fronte perché non mettano nuovamente a rischio le proprie vite. Senza un sistema di accoglienza ben organizzato, in cui ragazze e ragazzi possono perdersi nel nulla, e 6.000, più di 6.000 è il numero di coloro che sono scomparsi appunto in questo anno, senza un sistema di accoglienza organizzato non solo non si affronta la questione della loro sicurezza, ma si alimenta il mercato dell'illegalità a casa nostra e dell'illegalità internazionale. Noi sappiamo che sono vittime di tratta e queste norme colpiscono appunto la tratta, mettendoli al sicuro. Tratta, prostituzione, sfruttamento del lavoro minorile. A loro, ragazzi e ragazze coraggiosi e generosi, che sono stati capaci di mettere in discussione la propria vita per aiutare madri e fratelli, ha dedicato appunto il messaggio del migrante e del rifugiato Papa Francesco. Tra i migranti fanciulli costituiscono il gruppo più vulnerabile, ci ha ricordato, perché mentre si affacciano alla vita sono invisibili e sono senza voce. La precarietà li priva di documenti, nascondendoli agli occhi del mondo. L'assenza di adulti che li accompagnano impedisce che la loro voce si alzi e si faccia sentire. In tal modo finiscono facilmente nei livelli più bassi del degrado umano, dove l'illegalità e la violenza bruciano in una fiammata il futuro di troppi innocenti. È appunto esattamente il contrario di quello che ho sentito. Queste norme colpiscono semmai questo mercato degli esseri umani e rispondono invece a ragioni di legalità oltre che ovviamente umanitarie. Raramente, signora Presidente, care colleghe e cari colleghi, raramente capita di sentirsi in questa aula, in questa sede, interpreti di una volontà così grande, una volontà collettiva, un disegno condiviso che ha saputo superare anche schieramenti partitici e politici. E per questo mi rammarico che permanga in Forza Italia questo cambiamento di idea e che si decida di astenersi. Questa legge non è frutto di buon cuore. Certo, risponde a esigenze umanitarie, ma mette ordine nelle procedure,
crea un sistema, assegna risorse, fissa regole. Ci sono voluti 3 anni per arrivare a questa giornata. Ci sono voluti 3 anni, ma siamo i primi in Europa e questo non è solo un fatto di cui andare orgogliosi, perché rende giustizia alla nostra storia di fondatori dell'Unione, ma rappresenta anche una conquista da spendere ai tavoli di confronto europei e internazionali. È evidente a tutti la necessità di giungere al più presto a una legislazione europea omogenea, non fosse altro perché i paesi dell'Unione hanno tutti sottoscritto la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Ci sono voluti 3 anni, ma non ci saremmo arrivati se intorno a questa legge non si fosse creato un consenso larghissimo. Senza le associazioni e le organizzazioni per la tutela dell'infanzia e dei diritti umani, alle quali davvero, a cui tutte, nessuna esclusa, va il nostro più profondo ringraziamento. È bello quando il Parlamento sa rappresentare il Paese. Voglio cominciare da Save the Children, che è all'origine di questa iniziativa, ma UNICEF, Terre des Hommes, Caritas, UNHCR, Sant'Egidio, Defense for Children, Emergency, Oxfam, CIR, CNCA e l'ANCI, che ha fatto sentire alta e forte la voce dei sindaci impegnati a trovare soluzioni, non a fare inutili polemiche. Senza il sostegno del mondo della giustizia, la ANM, gli assistenti sociali, il garante dell'infanzia, senza l'intesa con le forze politiche, le reiterate, caparbie richieste di tanti di approvare queste norme, non ci saremmo arrivati. Da ultimo, decisivo, senza la determinazione del gruppo parlamentare di cui mi onoro di far parte e un impegno anche del governo. Credo capiti così, quando la realtà nella sua verità e nella sua urgenza chiede una risposta. Ma credo che sia anche un segno della speranza che una politica migliore è possibile. Grazie, deputata Zampa. E ora indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge già approvata dal Senato e modificata dalla Camera numero 1658B, disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Dichiaro aperta la votazione. Forza colleghi, prendete posto, siamo in votazione. Allora, Gregori. Avanti, veloci. Abbiamo Ginoble. Ginoble. De Maria. De Maria. Simoni. De Simoni. Forza. Allora, chi altro? Simoni ancora. Ecco, forse adesso ce la fa. Andata, dai. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 375, contrari 13, la Camera approva.
L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 4109, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato dal torrente Barbucina-Ciubnizza nel settore quinto del confine fatta a Trieste il 4 dicembre 2014. Ricordo che nella seduta del 13 marzo si è conclusa la discussione generale, passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Chi non riesce a votare, Pilozzi. Catania. Carfagna. Marazziti. Fico. Ci siamo, abbiamo votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti e votanti 425, maggioranza 213, favorevoli 422, contrari 3, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. Malisani, Fontana. Beni, Formisano. Folino, Placido. Gigli. Piccoli Nardelli. Brignone. Bene, altri che non riescono a votare? Attaguile. Bene, la votazione è chiusa. Presenti e votanti 424, maggioranza 213, favorevoli 422, contrari 2, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta. Gregori. Placido. Catania. Beni. Mottola. Ci siamo? Marco Di Maio. Ci siamo, abbiamo votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 425, votanti 424, astenuti 1, maggioranza 213, favorevoli 421, contrari 3, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Grazie Presidente. Favorevole con riformulazione sull'impegno, all'inizio della parte dell'impegno aggiungere a valutare l'opportunità di, e poi salta ad e poi adottare le iniziative. Eccetera. Bene, grazie. L'onorevole Mattarelli è d'accordo? Accetta la riformulazione? Sì, bene. Allora passiamo al voto finale, ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzetto. Sì, brevissimamente Presidente, grazie. Guardi Presidente, io ritengo che un passaggio, sottosegretario, un passaggio del genere, che di fatto leggendo quanto c'è scritto nel testo e vado a citare, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia hanno concordato nel desiderio di
rettificare la linea di confine di Stato nel settore quinto, ora al netto del fatto che questo, come sappiamo, è un provvedimento che va avanti da qualche anno, mi pare che i primi accenni a questo tipo di rettifica fossero tra il 2006 e il 2007, lì indicativamente, e quindi ad oggi si porta a compimento di fatto questo passaggio, questo quanto in quegli anni era stato teorizzato, che adesso di fatto è stato messo su carta. Io vorrei capire come in un'Europa che voi definite unita, senza frontiere, in un'Europa che, voglio dire, dopo Schengen fondamentalmente gestisce e garantisce qualsiasi tipo di passaggio culturale, di merci, di popolazioni, libero, e noi in Friuli Venezia Giulia sappiamo che cosa vuole dire, non soltanto noi chiaramente, ma considerato che questo è un passaggio che va ad attenere fondamentalmente a quelle zone, ovvero la linea di confine di fatto si sposta, comprendendo come linea di confine un torrente nella zona, voglio dire, est del Friuli Venezia Giulia. Ecco, l'unica cosa che io contesto è questa, nel senso che in un'Europa che dovrebbe essere libera, qui in questo atto si parla ancora di desiderio di rettificare la linea di confine tra Stato italiano e Stato sloveno, affinché si sappia perfettamente, secondo questo documento, che c'è un confine, cioè l'avete scritto voi, c'è scritto in questo accordo, si parla di confini. Allora, di confini non si parla quando sta bene al governo, quando sta bene alla maggioranza, quando l'immigrazione in quei territori non è controllata, e non è controllata, però in questo caso, quando magari serve un accordo fra due stati, che in teoria dovrebbero essere due stati sovrani in pancia a questa Europa, magari perché c'è un'autovettura che supera un limite di velocità e non si sa dove mandare la multa, ebbene Presidente, mi sembra veramente controproduttivo e anacronistico rispetto non a quanto diciamo noi, a quanto dicono parte anche delle minoranze, delle opposizioni, ma a quanto dice la maggioranza, che si fa bella anche pochi giorni fa, e lo stesso governo che si fa belli anche qualche giorno fa, per capire e per far digerire a tutti questo concetto di Europa che, così come sta e giace, non ci piace, ma qui parlate ancora di confini. E quindi, per quanto mi riguarda, io personalmente mi asterrò o valuterò, anche ascoltando gli interventi di creazione di voto finale di qualche collega, se addirittura votare contro a questo tipo di passaggio. Grazie. Grazie. È iscritta a parlare l'onorevole Fitzgerald Nissoli. Ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Onorevoli colleghi, l'accordo al nostro esame concerne la rettifica del confine di Stato italo-sloveno nel tratto connesso al corso del torrente Barbucina-Ciubnitsa. Infatti, la modifica del corso del torrente, dovuta a lavori di regolazione della portata, rende necessario ridefinire il confine. Si tratta di un'operazione tecnica di manutenzione dei confini di Stato che mira a farli coincidere, nella fattispecie, con la linea mediana del torrente regimentato, per cui si procede ad uno scambio di territori lungo il tratto preso in considerazione. Si precisa inoltre che future variazioni del corso del torrente in questione non comporterà variazioni ulteriori di confine. Credo che le valutazioni tecniche effettuate per ridefinire il tracciato siano adeguate ad ottenere la nostra fiducia, che esprimiamo verso tutto l'accordo, e quindi dichiaro il voto favorevole del mio gruppo parlamentare. Ma nel dichiarare il voto favorevole auspico che i dibattiti sui confini dei paesi parte dell'Unione Europea abbiano sempre più un valore puramente amministrativo, oltre gli steccati e i limiti, per costruire uno spazio europeo condiviso di libertà e giustizia. Grazie. Grazie. È iscritta a parlare l'onorevole Catalano. Ne ha facoltà.
Grazie Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi. L'accordo italo-slovenio sulla linea di confine di Stato nel tratto regimentato dal torrente Barbucina-Sciubnica nel settore quinto del confine, stipulato a Trieste il 4 dicembre 2014, concerne la rettifica del confine di Stato tra le parti firmatarie del Trattato del Torrente, fra cui fra i comuni limitrofi di San Floriano del Coglio in provincia di Gorizia e Obzina Brda in Slovenia. L'esigenza di ridefinire il confine è sorta a seguito della modifica del corso del torrente conseguente ai lavori di regimentazione dello stesso, effettuati di comune accordo da Italia e Slovenia tra il 1986 e il 1993. Come è stato ricordato in discussione generale, il confine orientale è stato oggetto in passato di drammatiche rivendicazioni. Già dal 1920, a seguito della Prima Guerra Mondiale, il Trattato di Rapallo aveva creato forti tensioni, con la rinuncia dell'Italia alla Dalmazia e alla città di Fiume e poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, da parte della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, di Tito nei confronti degli italiani. Allo scopo di rettificare la linea di confine, facendo sì che esso continui a coincidere con la mediana del torrente Barbucina, l'accordo in esame modifica la vigente convenzione, firmata a Roma il 7 marzo 2007, ratificata con la legge 210 del 2010, che contiene la definizione di tale confine attraverso il rinvio a due specifici documenti, il catalogo delle coordinate e descrizione della linea di confine e l'atlante delle carte e delle mappe del confine. La Convenzione del 2007 ha sostituito la precedente Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980 e ratificata con legge numero 970 del 1984, nella cui esecuzione, a seguito della proclamazione di indipendenza, era subentrata il 31 luglio 1992 la Repubblica di Slovenia. La fase negoziale dell'accordo in esame ha avuto inizio nel dicembre 2011 per impulso della Commissione mista per la manutenzione del confine di Stato, organismo istituito già nel primo accordo confinario bilaterale. Nello specifico, il testo riguarda la parziale modifica della suddetta convenzione con riferimento al tracciato della nuova linea di confine di Stato nella zona regimentata del torrente Barbucina, nel settore quinto del confine, al fine di farlo coincidere con la linea mediana del torrente regimentato. La rettifica viene attuata attraverso uno scambio di superfici equivalenti lungo il tratto considerato, nell'entità riportata nelle palimetrie allegate all'atto in esame. Le aree delle superfici da scambiare, comprendenti per ciascun paese una superficie pari di 1746 metri quadri, che sono riepilogate in un'apposita tabella pure allegata all'accordo, di cui costituisce parte integrante unitamente alle citate planimetrie. All'entrata in vigore dell'accordo, le parti provvederanno all'esecuzione dei necessari lavori di demarcazione dei termini di confine e all'aggiornamento della relativa documentazione ufficiale. Si tratta di opere di lievissima entità destinate a trovare una copertura nello stanziamento annuale per la manutenzione del confine previsto dall'articolo 3 della citata legge 2010. Ulteriori variazioni nel corso del torrente non influenzeranno il nuovo tracciato del confine di Stato. L'accordo, che non presenta profili di incompatibilità con altre normative, risolve una questione piccola ma comunque significativa, considerando che si tratta pur sempre di confini di Stato che da qualche anno attendevano una soluzione. Per queste ragioni il gruppo Civici e Innovatori dichiara convintamente il proprio voto favorevole sul provvedimento, già licenziato peraltro dal Parlamento il 18 ottobre scorso, contestualizzando nell'ambito dei rapporti positivi con la Repubblica di Slovenia. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare l'onorevole Pellegrino, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Penso che questa non sia una ratifica qualsiasi, credo che questa sia veramente una ratifica importante, anche perché fa capire che il confine politico e il confine geografico spesso non coincidono e soprattutto fa capire che è caduto il muro ed è caduto per davvero, perché una ratifica come questa non sarebbe mai potuta accadere in maniera così semplice e schietta, perché abbiamo visto che tutto il Parlamento ha votato. Scusi, onorevole Pellegrino, onorevole Lodolini, grazie. Ma ci siamo capiti, prego. Grazie Presidente. E quindi mi stupisco di alcuni voti contrari che ho visto in quest'Aula e anche così rimango dispiaciuta dell'intervento del mio collega onorevole Rizzetto, perché oggi si conclude una ratifica dell'accordo tra Italia e Slovenia per la rettifica di un piccolo tratto del confine in provincia di Gorizia tra le due repubbliche, nel cuore della famosa area collinare che in italiano si chiama Collio e in sloveno Brda. Il fatto riguarda l'adeguamento geografico del confine nazionale, adattandole
alle modifiche intervenute nel tempo lungo il corso del torrente Barbacina. Nel tratto condiviso tra il comune di San Floriano del Collio e il comune di Opcina Brda. La linea mediana del torrente, in base ai vigenti accordi internazionali, costituisce la linea di confine, ma nel tempo lavori di manutenzione del corso d'acqua hanno modificato la geografia di quei luoghi. E per adeguare le mappe e le planimetrie si è deciso di realizzare uno scambio reciproco di territorio. È un'inezia, Presidente, sono 1746 metri quadrati, che serviranno ad aggiornare la linea di demarcazione, quella che è di fatto invisibile tra vigneti e frutteti e che chiunque di noi, oggi, per fortuna, può attraversare senza accorgersene decine di volte nel corso di una semplice passeggiata. Tuttavia l'evento, poco più che burocratico e amministrativo, esprime lo spirito di questi tempi. Per una volta lo spirito buono dei tempi. Lungo difficili decenni questo confine è stato oggetto di travagliate discussioni a partire dalle clausole del Trattato di pace, di contese sulle differenze tra mappe catastali e confine politico, di problemi che toccavano direttamente la quotidianità di comunità che vivevano sulla frontiera. Oggi, finalmente, con questo atto, non più. La Slovenia è entrata in Europa. La caduta dei confini si celebra quotidianamente a Gorizia, nella piazza transalpina, architettonicamente riunificata dopo l'eliminazione dell'ultimo muro, tra est e ovest. Non dimentichiamocelo, sottosegretario, avevamo anche noi qua il muro e noi che abbiamo vissuto in quelle zone l'abbiamo veramente sentito sulla nostra pelle quotidianamente. Mentre purtroppo l'Europa oggi affronta le sue incertezze costruendo nuovi terribili muri in un angolo d'Italia con lo scambio di pochi metri quadrati lungo le sponde di un torrente che è un po' sloveno e un po' italiano, si rivela nei fatti il sempre più compiuto superamento dei confini culturali, l'efficacia della visione transfrontaliera nella gestione dei territori che si percepiscono vicini e non certo confinanti. L'importanza di tutte le iniziative di una cooperazione che va avanti ormai da decenni. Ed è per questo che noi voteremo convintamente a favore di questa ratifica così tanto attesa. Grazie. È iscritto a parlare l'onorevole Stefano Borghesi, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Con l'atto Camera qui oggi viene oggi sottoposto all'attenzione di questo ramo del Parlamento e della nostra Assemblea un accordo bilaterale tra il nostro Paese e la Slovenia che concerne la correzione della linea di confine. Il provvedimento di autorizzazione alla ratifica è già stato approvato dal Senato. Le mappe allegate al trattato dimostrano che la modifica della frontiera italo-slovena avviene sulla base del concetto dello scambio di territori equivalenti, con l'obiettivo di tener conto della linea mediana del torrente Barbacina. Di questa intesa con la Repubblica di Slovenia, che non sembra comportare alcun problema, come prova il silenzio delle autorità locali goriziane, a noi piace sottolineare un aspetto in controtendenza rispetto alla narrativa dominante di questi anni, quella secondo la quale i confini sarebbero irrilevanti. La determinazione con la quale gli sloveni hanno perseguito questa ratifica frontaliera, per noi assolutamente insignificante, prova che persino dentro l'Unione Europea ai confini si continua ad annettere un grande significato, anche simbolico, che alla gran parte dei nostri cittadini, ma non a noi, sfugge. È una bella lezione. Ci illudiamo in Italia che questa nostra indifferenza ai confini sia la conseguenza di una cultura politica più matura, ma noi non ne siamo convinti. Noi crediamo invece, al contrario, che dipenda da una nostra fuga dalla realtà, perché le frontiere continuano e continueranno a separare sistemi normativi, valori, progetti ed identità, che certamente potranno coesistere fianco a fianco, ma nel rispetto reciproco della loro diversità e sovranità, ciò in cui consiste in effetti la pace. Pensiamo invece che l'assenza di differenze rifletta quasi sempre l'imposizione di un modello dominante,
che è poi quello dei paesi più forti e potenti. La Lega Nord, onorevoli colleghi, voterà quindi a favore della ratifica di questo accordo, perché vi vede la speranza di un risveglio suscettibile di riportare anche il nostro Paese nella storia, liberandolo dall'illusione di utopie che non sono condivise e possono perciò anche rivelarsi alla fine pericolose, come quella del mondo senza confini. I confini esistono ed è un bene che sia così. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Alli. Ne ha facoltà. L'onorevole Alli non è in aula, si intende che via... Onorevole Busin, prego. No, solo per dichiarare il voto favorevole alla ratifica e poi, se la Presidenza consente, consegniamo l'intervento. Grazie. Bene, grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Archi, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Scusi onorevole Archi, c'è prima l'onorevole Piras, le chiedo scusa. Onorevole Piras, prego. Sì, Presidente, solo per annunciare il voto favorevole di articolo 1 MDP. Grazie. Grazie a lei. Adesso a lei, onorevole Archi. Grazie. Grazie, Presidente. Italia e Slovenia sono parecchi anni che lavorano su questo punto specifico e lavorano di comune accordo, direi. Tra l'86 e il 93 hanno incominciato a attivamente impegnarsi su questo punto specifico e i lavori di regimentazione del torrente. Ciò ha chiaramente comportato la necessità di modificare il confine di Stato perché andava a impattare su quella convenzione bilaterale del 2007. Forza Italia voterà favorevolmente alla ratifica di questo accordo, che è sicuramente un accordo tecnico, seppur comportando una variazione relativamente esigua del confine di Stato, ci si rende conto che ha anche un valore altamente simbolico. Direi che non vediamo nessun tipo di problema e la volontà comune dei due paesi di trovare comunque delle compensazioni utili su base reciproca fa sì che questa collaborazione possa durare nel tempo e ciò ci fa ben sperare per il futuro sul punto di vista frontaliero. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Scagliusi. Ne ha facoltà. Grazie Presidente, semplicemente per confermare il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle a questo accordo che rettifica il confine tra Italia e Slovenia e si tratta praticamente di adeguare il confine di Stato alle mutate condizioni morfologiche del terreno. Quindi secondo noi le variazioni si compensano in modo equilibrato e quindi non faremo mancare il nostro supporto all'accordo. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Gianni Farina. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Voglio ricordare a quest'Aula che nel passato il confine orientale è stato oggetto di drammatiche rivendicazioni. Già nel 1920, a seguito della Prima Guerra Mondiale, il Trattato di Rapallo aveva creato forti tensioni con la rinuncia dell'Italia alla Dalmazia e alla città di Fiume e l'inclusione, invece, di territori in cui la maggioranza della popolazione era croata e slovena. Tale suddivisione ha fatto sì che la situazione andasse via via degenerando, arrivando a una tragica persecuzione etnica prima delle forze fasciste nei confronti di sloveni e croati e poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, da parte della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia nei confronti degli italiani. Nonostante le forti tensioni del passato, oggi, a seguito della caduta del regime di Tito, a cui sono seguite le guerre jugoslave degli anni 90, e dell'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea nel 2004, Italia e Slovenia si trovano concordi rispetto alle questioni relative alla linea di confine comune. E approfitto dell'occasione per ricordare gli eroi dimenticati della tragedia di Arsia in Istria a causa di un insensato sfruttamento delle miniere avvennero ogni anno incidenti mortali 13 nel 37, 7 nel 39 e il 28 febbraio del 40 il più grave, 185 minatori perirono tragicamente nel profondo della miniera. La stampa fascista di allora censerò la notizia. Dal 45, dopo la guerra,
lavorarono nella miniera i prigionieri italiani condannati dal regime jugoslavo di Tito ai lavori forzati. L'Istria fu perduta e si assistette all'esodo di massa di un popolo umiliato e sconfitto. È storia di ieri. Oggi si ricompone la verità. Ricordo l'articolo 80 della Costituzione, secondo il quale gli accordi che importano modifiche territoriali sono autorizzate con legge di ratifica da parte della Camera. In considerazione di tali circostanze e allo scopo di mantenere ben visibile il tracciato del confine di Stato, la Commissione mista per la manutenzione del confine di Stato ha predisposto lo schema dell'accordo oggetto della ratifica oggi per la revisione del confine di Stato comune. Ogni parte ha immediatamente provveduto a inoltrare il testo dell'accordo, compresi gli allegati, ai rispettivi ministeri degli affari esteri per l'avvio e la conclusione delle trattative. Per tutte queste motivazioni, in conclusione, auspico una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 18 ottobre scorso. Grazie. Grazie a lei. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato, numero 4109, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea di confine di Stato nel tratto regimentato dal torrente Barbucina Ciubinica nel settore quinto del confine fatto a Trieste il 4 dicembre 2014. La votazione è aperta. Beni. Archi. Colleghi, vi pregherei di accelerare il raggiungimento delle vostre postazioni perché sto per chiudere la votazione. Abbiamo dato tutti? Bene, ci siamo? Onorevole Catania, la pregherei di velocizzare. Catania. La votazione è chiusa. Presenti 392, votanti 388, astenuti 4, maggioranza 195, favori 388, contrari nessuno, la Camera approva. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Alle ore 16.30, prima di passare al seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati, avrà luogo la commemorazione di Alfredo Reichlin. La seduta è sospesa.